Buongiorno Paolo, buongiorno anche al tuo ospite Giustino Angeloni. Buongiorno. Grazie Jacopo. Buongiorno da Chieti, siamo in Corso Marucino sotto i portici a due passi dal Teatro Marucino di Chieti. Io ringrazio sentitamente il dottor Giustino Angeloni, grazie per aver accettato il nostro invito. Si parla di cultura, siamo a Chieti, non è un caso, ci sono tanti eventi in cantiere, ma io vorrei partire un po' da lontano, perché la cultura a Chieti è anche e soprattutto una palestra di politica. Se c'è un decadimento culturale, c'è anche un decadimento della politica. Qualcuno dice che le due cose sono correlate, è così? È senz'altro così. La palestra in cui si allevano i futuri talenti della politica sono le associazioni. Quando un giovane diventa presidente di un'associazione che magari ha centinaia di iscritti, impara a gestire bene i rapporti umani, i rapporti con gli enti locali, i rapporti con l'università e con gli enti culturali, e impara a fare della sana politica. E a Chieti, che vanta per tradizione, se non erro, 108 associazioni culturali che sono censite nell'albo comunale delle associazioni, alcune vive da oltre 200 anni. C'è per esempio Paolo De Cesare, il quale è il presidente della più antica associazione culturale di Chieti, che è il Circolo degli Amici, che esisteva prima ancora che il Regno dei Borboni fosse conquistato da Garibaldi e diventasse Regno d'Italia. Ma potrei andare avanti per tantissimo tempo. Oggi purtroppo, in particolare in questo periodo di lockdown, l'attività sociale di queste tantissime associazioni, molte delle quali sono radicatissime nel territorio, passano da padre in figlio le iscrizioni a certe associazioni e ci tengono da morire alle loro manifestazioni, alcune delle quali sono una all'anno per esempio, però ci tengono tantissimo. E a proposito di manifestazioni, ovviamente siamo in estate, avete allestito anche voi un calendario, seppur ovviamente con tutte le prescrizioni del caso per via dell'emergenza sanitaria. Dal punto di vista culturale, che estate sarà quella di Chieti? Sarà una pessima estate, perché, che io sappia, non sono in previsione manifestazioni particolari, soprattutto da parte delle associazioni. Ci aspettavamo qualcosa dal comune, il comune però da tanti anni si trincera dietro il fatto che non ci sono fondi. Questo inoltre è un periodo di interregno, perché avremmo già dovuto avere di questi tempi il nuovo sindaco e la nuova giunta. Il fatto che invece si vada avanti fino alla data delle future elezioni e più avanti ancora ha stabilito un interregno in cui nella terra di nessuno ha preso delle decisioni. E quindi, mentre oggi all'Aquila abbiamo già che iniziano in grande stile i concerti estivi con Uto Ughi, che fa immediatamente il suo esordio, a Francavilla, dove abbiamo l'incontro filosofico e partecipano questa sera Gherardo Colombo su giustizia e filosofia e il professor Curi, che peraltro è teatinissimo, nonché membro del Noi del GBVico, cioè l'associazione degli studenti del liceo classico, di cui lei è presidente, di cui sono stato per tanti anni presidente. Chieti tutto questo non l'ha fatto, lo stellario è lì, le piazze sono lì, San Giustino è lì, è praticamente finita la settimana mozartiana, finiti le tre notti meravigliose degli artisti di strada che si arrampicavano per i campanili, finite tante altre cose durante l'anno, per esempio quello di cui abbiamo sentito moltissimo la mancanza è la bellissima manifestazione che ogni anno fa un'associazione che si chiama Teate Nostra, la quale fa il presepe vivente a Chieti, oltre all'infiorata del Corpus Domini e così via. Tutte cose che mancano, ma mancano per un difetto di natura culturale che voglio anche spiegare. Da un punto di vista economico, i beni si dividono in due categorie.
quelli a fecondità semplice e quelli a fecondità ripetuta. Chi è laureato in economia e commercio capisce. Un bene culturale è un bene a fecondità ripetuta, nel senso che la processione del Venerdì Santo, che fa 30.000 spettatori a Chieti, fa 30.000 spettatori l'anno, non 30.000 spettatori e basta, come potrebbe essere una partita di calcio. 30.000 spettatori l'anno che vengono a Chieti per vedere quel fenomeno che andrebbe valorizzato con l'UNESCO e fatto diventare patrimonio immateriale. Ecco, questo fatto di privilegiare sempre il patrimonio materiale a quello immateriale, grandissimo errore, guardate Matera che cosa ci ha insegnato, questo sta facendo pagare a Chieti un prezzo di natura economica, nel senso vero del termine. In questa situazione la Consulta delle associazioni culturali Città di Chieti cosa può fare e cosa vuol fare? Le associazioni cosa vogliono fare? Prima di tutto ergersi a protagonista della interlocuzione con quella che ormai sarà la nuova amministrazione e stabilire che tutti quanti i calendari delle manifestazioni che si devono fare a Chieti vanno pattuiti, se non altro per evitare il fall'overlap, il fattore di contemporaneità. Facendo una programmazione. Quindi voi contestate il fatto di non essere stati coinvolti nelle ma sono tanti culturali. Alti che non, tanti anni che non siamo coinvolti per il motivo perché la giunta pensa che una volta chiamati siamo lì a chiedere dei soldi, che è anche vero perché senza risorse certe cose non si possono fare, ma prima di tutto ci deve essere programmazione e ci deve essere simpatia in senso etimologico, sium pathos, cioè insieme dobbiamo sentire noi e l'amministrazione l'obbligo, perché ce lo obbliga la nostra teatinità, il nostro modo di essere, va bene, di andare per esempio insieme dagli imprenditori a chiedere le sponsorizzazioni, a fare tutto ciò che va fatto per dare lustro a questa città. Jacopo, a te la linea per qualche considerazione da studio. Sì, una in particolare, ovviamente di nuovo buon pomeriggio a Giustino Angeloni. Insomma, mi pare di capire che la salvaguardia Grazie. Del patrimonio immateriale, come giustamente lo ha definito poco fa, visto che ha citato i casi dell'Aquila di Francavilla, i più recenti, mi sembra che non sia... questo, il fatto di che siano stati tralasciati solo un effetto del Covid, dell'emergenza Covid, mi sembra che ci sia insomma una critica che si sposta temporalmente un po' più indietro, ho capito bene? Anche dottor Forcella, si sposta anche indietro, però anche oggi è d'attualità perché il Covid ce l'hanno avuto a Francavilla e ce l'hanno avuto all'Aquila, eppure oggi tutti i giornali sono pieni del riinizio di queste manifestazioni. Guardi che il pensare che Uto Ughi va all'Aquila e si riapre il periodo dei concerti all'Aquila, che sono di importanza notevole, non meno che quelli di Pescara, vabbè, che comunque c'è il premio Flaiano, c'è il Pescara Jazz Festival e tante altre cose, significa che c'è chi si è mosso bene e chi senza dubbio ha pensato che anche questa disgraziata estate, che parte con un meno 30, meno 40%, può essere in qualche maniera raddrizzata. Io volevo fare l'ultima considerazione con Giustino Angeloni. Quanto pensa, lei che giustamente conosce molto molto bene la realtà di Chieti, quanto pensa che il fattore culturale possa incidere all'interno del dibattito della campagna elettorale, che di fatto è già in corso, ma che ovviamente nelle prossime settimane, ovviamente mano a mano che ci si avvicina a settembre, prenderà sempre più corpo? Da cittadino di Chieti, quanto peserà il dibattito sulla cultura secondo lei? Io mi auguro che incida tantissimo, anche perché quando sentiamo i nostri candidati sindaci, alcuni dei quali però sono così disinformati che non conoscono appieno né la storia di Chieti né la sua realtà, per esempio architettonica, quando penso che tutti i candidati si riempiono la bocca di turismo culturale, è facile correlare il turismo culturale, di cui Chieti ha un bisogno estremo,
con la cultura appunto di Chieti, che è un qualcosa che si respira in ogni angolo. Faccio un esempio: se io vedo un sasso a Chieti e per me quello è un sasso fuori posto, punto e basta, evidentemente non conosco del perché quel sasso è lì, da quanto tempo c'è, chi ce lo ha messo, che funzione aveva, che cosa voleva significare per le decine e centinaia di generazioni di teatini che da 3.000 anni abitano sopra questa collina. Se non sai queste cose, io penso che difficilmente puoi diventare il primo venditore della città. Io auspico che il nostro sindaco, che sia un teatino e soprattutto sia un giovane, perché è evidente che i giovani possono avere questa mentalità e possono partire con il coltello fra i denti senza nemmeno avere tutti quei complessi di inferiorità che noi più anziani sicuramente abbiamo e ormai si sono stratificati negli anni. Ecco, se noi incentiveremo questa nuova categoria di persone a conoscere, comprendere, realizzare e andare a vendere Chieti, perché questo è un prodotto che va venduto e la cultura di questa città è il più bell'articolo per attrarre visitatori a Chieti.